Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Wanda Nara, che da qualche mese ha scoperto di avere la leucemia, ha fatto un inaspettato annuncio per condividere la sua gioia con i fan. Wanda Nara ha trionfato nella 18ª edizione di Ballando con le Stelle, con il suo maestro Pasquale La Rocca. Sul palco del programma ha dimostrato un innato talento e a ritmo di passi ha conquistato i giudici e i telespettatori da casa. Aveva deciso di partecipare per dimostrare a se stessa e ai suoi figli, dopo aver scoperto di essere malata di leucemia, di potercela fare. Come una vera combattente, ha voluto con tutte le forze riprendere in mano la sua vita. Gli ultimi mesi per la showgirl sono stati molto difficili. All'inizio, nonostante da settimane si parlava del suo stato di salute, ha preferito mantenere il silenzio. Lei stessa ha saputo della malattia attraverso la televisione, mentre stava aspettando di ricevere una risposta. È stato un periodo complicato, ma pian piano sta cercando di affrontare la situazione, sottoponendosi alle cure giuste. Se la notizia della leucemia l'ha devastata, ce n'è un'altra invece che la rende molto felice e che ha voluto annunciare a tutti coloro che la seguono. Wanda Nara, l'annuncio dopo la malattia, la showgirl ha voluto condividere la sua gioia con i fan. Wanda Nara ha scoperto, pochi mesi fa, di avere la leucemia. Ha vissuto delle settimane complicate accompagnate dall'amore della sua famiglia e di tutti coloro che, da sempre, le stanno accanto. Ma proprio in questo trambusto di paure e di emozioni, ha ricevuto una proposta del tutto inaspettata dal suo amato: "Mauro mi ha proposto di sposarci di nuovo, dopo 10 anni insieme", ha raccontato al settimanale Nuovo. A quanto pare, il calciatore le ha fatto di nuovo la proposta di matrimonio, a distanza di circa 10 anni dalla prima volta che sono convolati a nozze. Nel 2014 sono diventati marito e moglie. Non sa, al momento, se il secondo si arriverà in Argentina. Non hanno avuto il tempo di sedersi e di parlarne, per poterlo organizzare, tutti i nostri cari sono in Argentina, quindi, se riusciremo a realizzare questo sogno, presumo che lo organizzeremo lì. Ed è proprio Icardi, insieme ai suoi figli, che le è stata accanto. Ha raccontato che, dopo aver saputo della leucemia, tornata dall'ospedale, è rimasta chiusa in camera per 4 giorni. Solo Mauro entrava a portarle da mangiare. Ha poi deciso di affrontare la malattia, che le ha portato nuove ed importanti consapevolezze: "Ho toccato con mano che tutto il resto si sistema, ma non c'è denaro che possa comprare la salute". Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.